tutti. E per il principio per la successione delle leggi, nel tempo la nuova disciplina che supera deve per forza abrogare tutte le norme incompatibili. Questo è il senso che abbiamo dato a questo tema, a questa parola superamento. E quindi il combinato disposto di tutte le norme che noi oggi approviamo ovviamente abrogano tutte le norme che sono incompatibili. Il débat public è incompatibile con procedure accelerate e scorciatoie. Questo è il senso della discussione che abbiamo avuto in commissione. La ringrazio, signor Ministro. Onorevole De Rosa, prego. Sì, terremo presente le parole del Ministro in questa sede ufficiale appunto per verificare se poi si tradurranno effettivamente in un'abrogazione della legge. Ma ci tengo a rispondere al collega del PD tramite la Presidenza facendo presente che probabilmente non ha letto l'emendamento e che noi, adeguandoci a questo stile sbagliato che non riteniamo giusto, che si lega solamente alla parte finanziaria dell'opera, chiedevamo che le opere che non hanno ancora niente di giuridicamente vincolante, ma che sono nella legge obiettivo, non partissero in questa finestra prima dell'approvazione del nuovo testo unico sugli appalti. Questo chiedevamo e quindi questo stavamo cercando di far passare, in modo che opere come la Vigevano Malpensa e altre non vadano avanti e non partano in questi giorni, in questi mesi, sapendo che sono opere inutili, sapendo solo che sono opere in legge obiettivo e che quindi devono partire perché fanno parte appunto di quel contesto. Quel contesto deve sparire, speriamo sparirà presto, facciamo in modo di non fare altri danni da qui all'approvazione del nuovo testo unico sugli appalti. La ringrazio, onorevole Zaratti. Grazie Presidente. Abbiamo apprezzato, lo abbiamo detto anche in commissione, il fatto che all'interno di questa delega il Governo e la maggioranza abbiano voluto includere il superamento della legge obiettivo. Crediamo che sia un obiettivo importante, scusate la cacofonia, ma crediamo che questo sia stato una questione che ha qualificato in modo importante la legge. Ciò nonostante, noi pensiamo che la formulazione della parola superamento sia stato frutto di una mediazione politica e sia stato frutto, diciamo, di un piccolo passo indietro rispetto al testo originario dell'emendamento che prevedeva la parola abrogazione. Perché la parola abrogazione, dal punto di vista giuridico, ha tutta una sua valenza e una sua importanza. Dal punto di vista giuridico, la parola superamento è evidentemente meno efficace e meno forte. Per questo noi abbiamo espresso delle forti perplessità su questa scelta. Ciò nonostante, riteniamo che il fatto che per la prima volta venga sancito ufficialmente dal Parlamento l'enorme fallimento di quella legge, che non soltanto ha significato il fatto che le opere siano rimaste al palo, ma che grazie alla legge